risponde. C'è l'invasione da parte di Lisinaz, chiama però un check Angelo Lorenzetti. Allora, è legale la richiesta, mi sembra di poterla leggere senza videocheck, un'infrazione di invasione aerea da parte di Lisinaz che è andato in anticipo a far del male a Luca Spir... Sì. Mi posso sbilanciare aspettando il videocheckista, a Riccardo Gioia. No, no, neanch'io. Allora, se l'ha presa di qui è fallo. Esatto. Se l'ha presa di qui è fallo, se l'hai presa esatto. In mezzo. Esatto. Questa è l'interpretazione di Simone Giannelli che pensa che Luca Spirito abbia preso la palla per i tre quarti nel campo trentino e quindi vedremo se verrà spaccato in due dal nastro questo melone, questa anguria rotonda e se Spirito avrà gustato la palla. Se non è invasione aerea sua. È fallo suo perché è seconda. Esatto. Sì. Esatto. Tutto in mano ad Andrea Denard, il terzo arbitro. Ora è un punto molto importante, ragazzi, perché siamo in un tie break ed è importantissima. Intanto, oddio, chi è entrato? Francesco Donati. Pagami uno spritz. È l'esordio in un tie break. Donati, spritz per tutti. Eccolo qua, inquadrato dalla regia. Francesco Donati, 19 anni, guardalo, adesso libero di Verona. E quindi non c'è invasione. Non c'è invasione? Fermi tutti, non c'è invasione da parte di Luca Spirito. Guardiamo la palla, eccola. Rossini sta iniziando ad abbaiare. Lorenzetti comunque sta cercando di ovviamente avere pressione. Le immagini sono state viste e riviste da parte degli arbitri. Lettera del responsabile arbitri per questa cosa con tre scuse del video check. Lui non ha fatto invasione aerea perché tutti e lui è seconda linea. È sempre questo discorso uguale. L'abbiamo per iscritto. Va bene? Va bene. Allora mettiamoci d'accordo perché questo è inaccettabile. Adesso aspetta che lo sta spiegando. Lo sta spiegando, ma a me non interessa la sua spiegazione, mi interessa il punto. Capito? Se... È come se fosse un muro, perché lui la tocca e poi lui prende un muro. Sì. È un paletto. No. È così. No. E lui sta Dai. Prendendo un paletto. No. Prego, in campo. La prima la palla, importante la palla dove allora, si è passato con tutto il... Sì, bisogna vedere dall'altra parte è loro se no è nostro. Non è stato considerato un palleggio da quello che ho capito, ma è stato considerato un'azione di muro e quindi se è muro è fallo. Viene chiamato Gazzis che adesso arriverà sicuramente un cartellino, però mi piacerebbe sentire una buona spiegazione da parte di Boris e quindi io chiederei a Boris una spiegazione. Non ho capito poi ovviamente la fase delle tre lettere che sono state inviate, forse non lo so. Parlava di non puoi applaudirmi così davanti a tutti, capito? Ok? Attenzione. Vai. Basta, vai. Questa è una situazione ovviamente che continua a buttare benzina sul fuoco e sembra anche il capitano. Siamo all'inizio del tie break. Sì. Si prende anche un rosso che sì, il capitano poi non può assolutamente avere questo tipo di atteggiamento riguardoso nei confronti dell'arbitro, deve riconoscere l'autorità in campo e Boris non ha il cartellino facile, il regolamento ovviamente parla chiaro e serve anche per smorzare un attimino gli animi perché qui